Stadium è un vero e proprio stadio dove la storia sarà scritta, dove la storia si scrive e dove la storia si scriverà ancora una volta. Dragon Stars contro Freedom da Marco Galeone. Vi do il benvenuto per una partita davvero strepitosa. Vabbè, d'altronde le due squadre sono in grande forma, cioè non il Freedom tanto che ha bisogno di una vittoria importante. I Dragon Stars sono solo a 15 punti e il Nan è 22, quindi hanno bisogno di vincere assolutamente. Non giocherà, giocherà a 7 città al posto di ciabatta. La distanza tra le due squadre è di 8 punti in classifica, il Dragon Stars 15 punti, ovviamente non si bloccano per la zona di retrocessione. D'altra parte il Freedom 7 punti, quelli sì che si bloccano, attenzione subito! Sarà una partita difficile perché manca un giocatore di qualità secondo me che non ci abbatta. Vedremo se Static Sheet sarà alla sua altezza. Forse vedremo, oggi avrà una grande partita qui. Static Sheet subito! E l'arbitro Topo arriva di gran carriera. Cartellino giallo per spacca a capo. Che inizio di partita per Static Sheet. Ma vedremo se resisterà tutta la partita così, eh. Non so veramente. Certamente Topo non è un arbitro internazionale, ma io credo che queste partite le possa arbitrare sicuramente. Vero, è una partita abbastanza delicata in quanto il posto di John Racus è lì lì, perché ha 7 punti il Freedom, una squadra che stando amichevoli doveva fare molto di più. Oricon, attenzione, Oricon, Mamuri sbaglia tutto. Un altro giro, è lui che deve gestire il pallone. Vincere questa partita sarebbe andare a 10 punti e sarebbe togliersi da quella brutta posizione dove ci sono rimasti anche noci, perciò il Freedom deve approfittare di questa situazione. Sappiamo che soltanto due squadre, lo ripeto, andranno nella seconda lega a fine dell'anno e al momento sono i Monsters e Cracchino, ma il Freedom è lì lì, la terza ultima, perciò la partita è tutt'altro che il campionato è tutt'altro che attenzione subito il tiro qui di Drangelo che ci parla sul fondo. Il Freedom attacca con Priceless, Priceless entra l'area, Priceless per il cross, il tiro a Kjapavic, la risposta sul tiro di Static Sheet. Ma Priceless quando entra in area di rigore fa sempre molto male, eh sì. Cross in mezzo, attenzione addirittura qui Steven Credin era andato a saltare, attenzione Steven Credin non è su in porta. Eh sì, però troppo lenti quelli dei Dragon Stars. Caccia tutto, Fregano. Eh sì, d'altronde Steven Credin va sempre a saltare, ricordiamo. L'unico portiere che si azzarda a fare queste cose. Genio, Mortok. Gira benissimo, grande palla per Fregano. Fregano sul fondo, Fregano, il cross per il tocco Mortok. Che risposta di Steven Credin. Grande parata. Orecchio, invece di pallo, Orecchio, attenzione, vediamo se se ne va. Static Sheet 1-2, non si trovano bene due, d'altronde ciabatta è uno che si trova bene con Orecchio, non il contrario. Non Static Sheet. Static Sheet se ne va, Static Sheet, attenzione, Static Sheet serve a lui. Merenderov. E qui la difesa sarà molto caparbia, molto brava, eh. Orecchion incazzato, Priceless anticipato, ma sempre in Drangelovic incazzato, si va grazie alla sua tecnica. È il mio giocatore, secondo me deve fare molto di più in questo campionato. Altro giro, incazzato, gira in Drangelovic, attenzione Static Sheet, Static Sheet si gira molto bene, Orecchion, ma c'è Fregano, rimessa laterale per il Freedom che sta giocando per veramente molto bene quest'oggi fuori casa peraltro, qui a Dragon Stars Stadium. E Dragon Stars un po' troppo arretrati con il baricentro, infatti Goodman non gli piace questo assetto della sua squadra.
Eh sì, deve far salire più il suo giocatore. Con Mortok, come Quirino Rodriguez, anche come gli esterni con Bonoff, che proprio da Transtar si gioca prettamente, diciamo, centralmente con Lignovka. Fuori rimessa, caccia tutto, gira per Fregano, ecco qui, Fregano in cross dall'altra parte, con rimessa non può arrivarci, era anche posizione di offside dell'Argentina. Bella partita comunque, perché abbiamo il Freedom che attacca, ma il Dragon Stars, nonostante giochino in casa, nonostante abbiano un bagaglio tecnico maggiore, migliore di quello degli avversari, non riescono poi a concludere, quindi però io penso che il Dragon Stars alla fine questa partita la possono vincere benissimo, quindi attenzione, una partita davvero curiosa questa, interessantissima. Assanotto, Mortok, Assanotto, Bonoff, gira bene per il messicano Quirino Rodriguez, può affondare, c'è Incazzano che torna, ma Quirino Rodriguez, grande 1-2, attenzione, Incazzano Lucio, torna sul pallone e rinvia lunghissimo, è quello che deve fare lui, Andre, veramente grintoso, anche tecnico, e quindi ha un po' tutte, solo che si deve stare un po' troppo indietro, ancora stavolta entra troppo duro e c'è il cartellino giallo per Incazzano Lucio. Entrano troppo duramente, d'altronde nella sua natura, la crudeltà in cui colpisce, no? Più fallo su Quirino Rodriguez, batterei, spacca il capo, che sarà ammonito insieme quindi a Incazzanovic. Priceless, Orecchion, il Fredo sta giocando molto bene perché gioca tranquillamente secondo me. Caccia tutto, se ne va, caccia tutto, se ne va! E il fallaccio di Marraschenko, l'arbitro Tom arriva di gran carriera, cartellino giallo, si è vista butta qui Marraschenko, bruttissimo intervento d'altronde, eh sì, se l'è cavata soltanto con il giallo. Corgemessa, 28 metri, non può sbagliare, Corgemessa, un gol stratosferico il suo, d'altronde da lì non sbaglia Corgemessa. Come detto, il Freedom aveva creato molto, ma non era mai riuscito a mettere e pensare più tanto a Kjapovic. Alla fine, calcio di punizione, Corgemessa non può sbagliare. Questi sono i campioni di concludere la partita con un gesto tecnico e basta. Come questo, sotto la traversa, vicino al palo, imparabile davvero. Che grande gol per il più forte giocatore al mondo. È passato un calcio di punizione a cambiare il volto della partita. Corgemessa, e quindi va a 6 gol, resta capocannoniere, stavolta da solo però, senza Kaiser di mezzo, ovviamente Kaiser adesso una partita in meno con il Nanni. Ovviamente Kaiser però non va a battere calci di punizione di rigore, a differenza di Corgemessa, e quindi si può anche capire questo 6 contro 5 gol. 3-2, Mortok, adesso Dragon Stars, intervento doppio, l'arbitro non fischia qui dopo. Comunque è davvero strepitoso avere giocatori come Messi e Caccia tutto, che ti creano troppo. Amori, Incazzato ci gira per lo scatto di Orecchion, che parte in ritardo, Fregano qua, la può controllare e la spazza. Termina qui il primo tempo, 1-0 per Dragon Stars, grazie alla magia da calcio di punizione di Corgemessa.